un saluto da Darko e oggi siamo su Mass Effect. Questa scelta devo ringraziare Lara Padawan, che andando a vedere i suoi video che gioca al terzo mi ha fatto venire voglia di rigiocare alla trilogia, diciamo, dei tre capitoli. Quindi io parto dal primo, quindi direi che non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito perché la storia è davvero bella. Benvenuti nel database dell'esercito dell'Alleanza. Informazioni classificate richieste. Connettiamoci. È già preoccupante la cosa. Io già male. Creazione connessione sicura. È sicuro. Connessione sicura confermata. Niente virus. Allora, Darko ha già giocato tutti e tre i giochi, io no. Facciamo un nuovo, così facciamo tutto da capo. Facciamo... Facciamo una femmina e facciamo la Clou. Dai, proviamo. Collegarsi per accedere al profilo. Mettiamo Clou. Clou. Quindi moriremo subito perché io... Clou Shepard. Purtroppo il cognome non si può cambiare. Quindi tutto il gioco sentirà Shepard. Va bene, dai. Quindi direi... Accettiamo Clou. Ma aspetta, non posso cambiargli la faccia. Non lo so, sai. Adesso vediamo. Spero di non aver saltato le opzioni di poter modificarlo. Verifica nome utente addirittura. Attenzione, danneggiamento dati rilevato. Non gli piace il tuo nome? Davvero? Non lo so cos'è. Ricostruire il profilo. Ricostruiamo il profilo. Confermare storia pre-servizio. Spaziale. Io sono terrestre. Confermare profilo psicologico. Implacabile eroi di guerra superstite, ma io superstite, sono sfigato. Confermare specializzazione militare. Sei un soldato, un ingegnere, un adepto, incursore, sentinella o ricognitore. Facciamo il ricognitore? Vadi per il ricognitore, fucile d'assalto. Quindi il fucile pum. Ma può usare anche quella specie di magia, no? Sì, in teoria sì. Confermare identificazione volto. Modifica aspetto. Ricostruzione profilo completata. Clou Shepard, terrestre, superstite, ricognitore, fucile d'assalto. E Shepard è una terrestre, ma non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Non ne ha mai avuta una. È cresciuta per strada, imparando a badare a se stessa. Sua Kuze ha visto morire tutta la sua unità. Il ricordo potrebbe essere ancora molto vivo. Ogni soldato ha un ricordo doloroso. Shepard è una superstite. Vogliamo affidare il destino della galassia a una persona come lei? Solo quelli come lei sono in grado di difenderla. Vedi? D'accordo. Ehi. Nel 2148 degli esploratori scoprirono le rovine di un'antica civiltà spaziale su Marte. Nei decenni successivi questi misteriosi manufatti rivelarono delle nuove straordinarie tecnologie che consentivano di raggiungere i sistemi più remoti della galassia. Tutto ciò era reso possibile da qualcosa che non abbiamo fatto in tempo a leggere. La Mass Effect. Giusto. Siamo in prossimità del portale di Arcturus Prime. Sequenza di trasmissione avviata. Quanto? Di emozioni? Abbastanza. Inizio poi. Connesso. Quanti calcolo massa fai, in transito a destinazione. Sì, che non lo so, però è un bel po' di anni fa. Il portale è attivo. Acquisizione vettore di avvicinamento. Prepararsi al transito. Avvicinamento in corso. Beh, è figa la nostra protagonista. La nostra Clou. Clou Shepard. Attraversamento portale tra 3, 2, 1. Tanta roba. Impulsori, ok. Navigazione, ok. Pozia di missione interna attivati. Tutti i sistemi sono in linea. Deviazione, 1500 km. Un margine accettabile. Il tuo capitano sarà soddisfatto.
Quel tizio non mi piace. Nilos ti ha fatto un complimento. Perché lo detesti? Ho appena attraversato mezza galassia e colpito un bersaglio grande come uno spillo. Altro che accettabile, è straordinario. E poi gli spettri portano solo guai. Non mi piace averlo a bordo. Sarò anche paranoico. Lo sei, infatti. Questo progetto è stato finanziato anche dal Consiglio. Hanno il diritto di mandare qualcuno a controllare il loro investimento. Questa è la versione ufficiale, ma solo un idiota ci crederebbe. Ok, vedete un po', per chi non conosce Mass Effect, è sia azione che decisione. Qualunque cosa decidi, cambierà la storia. E questo è il bello. La cosa ancora più bella, che in base a cosa fai qua, si ripercuote nel 2 e nel 3, nei prossimi capitoli. Certo, ancora più bello. Quindi questa è una serie che porteremo per tanto tanto tempo. Questa sarà la serie più lunga, mi sa, che faremo. Per chi non l'ha mai vista, seguiteci, perché è davvero bella la storia. E soprattutto è personale, perché non tutti possono aver scelto le stesse cose. Parte un nerd che l'ha rigiocata 3 volte, 3.000 volte l'ha rifatta. E per le femmine che sono interessate alle cose d'amore c'è anche quello, e quindi ci sarà la scelta di un fidanzato o fidanzata. No, aspetta, c'è anche l'opzione lesbo, se non erro. Sì. Vabbè, vedremo. Io direi concordo. Di solito non inviano degli spettri per un semplice viaggio inaugurale. Il capitano ci sta nascondendo qualcosa, me lo sento. Oddio, abbiamo attaccato, abbiamo fatto una rivolta adesso. Abbiamo appena attraversato il portale, capitano. Boh, abbiamo creato delle antipatie verso altre razze, perfetto. Sembra tutto ok. Bene, ora trova una boa ricetrasmittente e collegaci alla rete. Voglio che il comando dell'Alleanza abbia un rapporto prima che raggiungiamo Eden Prime. Agli ordini, capitano. Meglio che si tenga forte, signore. Credo che Nilus la stia venendo a trovare. È già qui, tenente. Dì al comandante Shepard di raggiungermi nella sala comunicazioni per un debriefing. Siamo già qui, lo sentiamo. Hai sentito, comandante? Cosa rispondi? Ho sentito. Arrivo subito. Hai notato che il capitano sembra sempre un po' infastidito? Solo quando parla con te, Joker. È che non capisco quello che dici e quindi sono infastidita dal fatto che non capisco. Andiamo a comandare allora. Mi è passato accanto come se fossi nel mezzo di una missione. Guarda quanto è uno spettro, loro sono sempre. C'è un po' di gente adesso. Sono cresciuto. Sì, ma ho già parlato, adesso non mi ricordo. Adesso devo cercare di capire chi mi dirà il comandante. O dov'è? Si nasconde qualcosa. Tra qua. O io sono una terrestra superstite. Cioè, non è che possono pretendere troppo da me. Allora, adesso vediamo cosa c'hanno da dirci. E quello è il comandante. Comandante Shepard. Ah, no, io sono il comandante. Speravo che arrivassi qui per prima. Ora possiamo parlare tranquillamente. Dov'è il capitano Anderson? Oppure parlare? Ma io gli avrei risposto va bene. Quindi quelle fai? Vai, parlare. Questa? Sì. Di cosa? Sono interessato a Eden Prime, il pianeta verso cui siamo diretti. Ho sentito che è molto bello. E allora? Sono un marine, non una turista. Ma è ben più di una località turistica, vero Shepard? Eden Prime è un simbolo dell'umanità. Un piccolo pianeta perfetto ai confini del vostro territorio. La prova che gli umani non sanno solo fondare colonie in tutta la galassia, ma anche proteggerle. Ma quanto è sicuro in realtà? Cosa scegli? Io sceglierei... Qua la situazione a me non sta piacendo, ragazzi, per niente. Quindi gli direi una minaccia. Però forse sono troppo schietta. Dipende da te. Nella mia ingenuità. Sì, ma se faccio una boiata colossale, avvisami. O stiamo un po' più sul vago. Tipo, dovevo arrivare? No, perché è un po' troppo da... non ho capito niente. E quindi cosa scegli? Dai, è una minaccia. È una minaccia. Stai cercando di spaventarmi, Spettro? Voi umani siete ancora inesperti, Shepard. La galassia può essere un luogo molto pericoloso. L'Alleanza è davvero pronta per questo? Credo sia ora di spiegare al comandante cosa sta succedendo. Questa missione è molto più di un semplice viaggio di collaudo. Quindi, lo sapevi? Cosa sta succedendo? Mi sembra ovvio. Cosa sta succedendo? Qua
Qualcuno mi vuole spiegare cosa sta succedendo? Proprio da te. Stiamo effettuando una missione di recupero segreta su Eden Prime. Dirmelo prima. Il sistema di occultamento doveva essere operativo. Perché questa segretezza? Avrebbe dovuto dirmelo? O cosa dobbiamo recuperare? Vabbè, dai, non stiamo a fare le donne. Dovevi dirmelo! Oh, cattivo! Perché non sei una donna? No, ma io sì, sono una donna, ma sono un comandante. Quindi passiamo ai fatti. Cosa dobbiamo recuperare? Cosa dobbiamo recuperare, capitano? Una squadra di ricerca. Anche perché lui è il capitano. Ha trovato una specie di sonda durante uno scavo. È un manufatto protean. Vorrei maggior dettagli. Non saprebbe dirmi altro? È una questione seria, Shepard. L'ultima volta che abbiamo fatto una scoperta del genere, la nostra tecnologia ha fatto un balzo in avanti di 200 anni. Ma Eden Prime non ha le strutture necessarie per gestire una cosa del genere. Dobbiamo portare la sonda sulla cittadella per analizzarla in modo approfondito. Capirai che non sono in gioco solo gli interessi umani, comandante. Questa scoperta potrebbe sconvolgere gli equilibri dell'intero spazio del Consiglio. Perché informare il Consiglio, sono felice che tu sia qui, sempre preoccupato, qui non abbiamo bisogno di te. Cosa scegli? Ma non mi può aiutare. Perché? Non... Tu cosa? Allora, tu dimmi un'ipotesi. Ma io capisco niente! Cioè, no, ok, capisco un po', però non sono sicura di quello che sto capendo. Cioè, non... Meno male che nella vita reale non sono un comandante, tanto cielo. Farei uccidere un sacco di persone per sbaglio, soprattutto. Vabbè. Quindi... Allora, io non sono felice che lui è qua, perché a me che me frega che lui è qua. Se mi è preoccupato, a me non sembra preoccupato. Qui non abbiamo bisogno di lui. Ma io che ne so? Proviamo a fare perché informare il Consiglio. Va bene. Perché non ci siamo tenuti la sonda tutta per noi? Voi umani non avete una buona reputazione. Alcune specie vi considerano egoisti, troppo imprevedibili, troppo indipendenti. Addirittura pericolosi. Già. Comunicare la scoperta della sonda servirà a migliorare le nostre relazioni con il Consiglio. E poi ci servono le loro competenze scientifiche. Non conosciamo i Protean quanto loro. Non sono qui solo per la sonda, Shepard. Nilus vuole vederti in azione, comandante. È qui per valutarti. Allora, questo è qui per valutarti. Quello è lì per valutarmi? Sì, in base a cosa farai? Ma io vorrei dirgli che non mi interessa. Non vuoi essere valutata? Ah no? Non lo so, devi dirmi perché tu. Perché forse se vengo valutata posso salire più in alto di grado? In teoria sì. Quindi e cosa? Perché? Come perché? Lì dice perché. Devo scegliere, vuoi che scelga perché? Sì, non voglio fare la ragazza. Dovevi dirmelo. Mi dica cosa sta succedendo, capitano. L'Alleanza ha insistito molto per avere questa occasione. Vuole ritagliarsi un ruolo di maggior peso nello scacchiere interstellare, con più influenza nel Consiglio della Cittadella. Gli Spettri rappresentano l'autorità e il potere della Cittadella. Se accettassero un umano tra i loro ranghi, per l'Alleanza sarebbe un grande riconoscimento. Ben pochi sarebbero sopravvissuti a quello che hai passato su Akuze. Avevi dimostrato una grande forza di volontà, una dote particolarmente utile. Ecco perché ti ho proposto come possibile candidata per il ruolo di Spettro. Vedi, ti sta giudicando perché pensa che può essere un buon candidata. Quindi abbiamo fatto bene a non trattarlo male. Potevi anche dirmelo. Dovevi scegliere, vedi che perché ti ha lasciato, non so cosa rispondere, perché non sapeva realmente, ti rende realmente partecipe al gioco. Allora dai, cosa dovrei fare? Dai, andiamo. Tocca a te. Cosa dovrei fare per fare diventare, vuol dire quello, no? Cosa dovrei fare per diventare uno spettro, no? Sì, penso che sia quella risposta. Dimmi solo quello che devo fare. Devo valutare personalmente le tue capacità, comandante. Eden Prime sarà la prima missione che eseguiremo insieme. Tu sarai al comando della squadra terrestre. Recupera la sonda e riportala a bordo il prima possibile. Nilus ti accompagnerà per osservare la missione. Puoi indagare o... Indagare credo che ti sblocca altre opzioni di domande da fargli. Ma no, facciamo, sono pronta, dai. Io sono pronta a entrare in azione, basta, capitano. Chiacchiere. Ormai dovremmo essere nelle vicinanze di... Capitano, abbiamo un problema. Cosa c'è, Joker? Trasmissione da Eden Prime, signore. Meglio che venga subito a vedere. Sullo schermo. Siamo messi male qua.
ci schiatta lo spettro, non potremmo diventare anche noi degli spettri, cazzo. Andiamo lì sul pianeta. Appunto, ma noi ci stiamo per andare in quel pianeta. Già. Attaccata alla nostra posizione. Ripeto, siamo sotto attacco. Provasti qua. Sono sotto attacco e si fanno i selfie, cioè. Giusto. Dimmi te. L'ultimo selfie prima di morire. Quasi vlog. Per le views. Non rilevo nulla. Nessuna comunicazione. Niente di niente. Niente. Di dietro è ferma 38 e 5. Rapporto. Una mano. 17 minuti, capitano. Nessun'altra nave dell'Alleanza nell'area. Portaci dentro, Joker, presto. Non è una mano. Questa missione si è complicata più del previsto. Una piccola squadra d'assalto si muoverebbe rapidamente senza dare nell'occhio. Solo così recupereremo la sonda. Prendi la tua roba e vieni nella prima. Quella si sta già cagando sotto, secondo me. La tua si sta cagando sotto. E altro che... Io sì. Io, Jenkins e Alenco di prepararsi, comandante. Tocca a voi. Già, tocca a noi. Attivazione sistemi di occultamento. Si sono dati parecchio da fare con gli scavi, capitano. La tua squadra sarà il cardine di questa operazione, comandante. Dovrete avanzare di prepotenza e raggiungere il sito archeologico. E i sopravvissuti, capitano? Aiutare i sopravvissuti è un obiettivo secondario. La sonda ha la massima priorità. Avvicinamento alla zona di lancio 1. Nilus, vieni con noi. Lavoro meglio da solo. Come lavora meglio da solo? Ma non mi deve valutare, ma de... Oh, valuta alla fine, se l'hai fatto l'intera missione, ma per il resto voglio il silenzio radio. Ricevuto, capitano. Sono pronta, signore. Ora la missione è nelle tue mani, Shepard. In bocca al lupo. Già. Avvicinamento alla zona di lancio 2. Ah, possiamo fidarci di lui perché potrebbe, visto... che forse vuole andare da solo perché lo vuole prendere lui la cosa. Chi lo sa? Perimetro della nave. Comunque direi che il pianeta lo vediamo in un prossimo video. Sì. Fateci sapere che cosa ne state pensando di questo gioco. Se è stata una buona idea portarlo sul canale, perché a me c'era tanta nostalgia da questo gioco. E se è stata una buona idea far scegliere a me le cose. Io però vai. Sono curioso di vedere come... Beh, per adesso ho fatto bene, no? A meno che quello là non è un cavolo di traditore. Tu ti sei fidata troppo. Comunque, se il video vi è piaciuto, potete iscrivervi, lasciare un bel like qua sotto, un commento. Potete trovarci anche sulla pagina Facebook, Instagram e Google+, che trovate sempre comunque nella descrizione. Quindi, da Dark Claw e la Claw Shepard, è tutto, ad un prossimo video. Notizia per i nostri iscritti. Una cartolina per voi. Bene, bene. Con tutto il coso di sangue. Sì. Il lago di sangue. Quindi adesso scendiamo. Insomma, vi mandiamo una cartolina per dirvi: guardate che io sono un po' in pericolo. Guardate che ci sono quelli impiccati.